Allora Michela, cominciamo. Dunque, la posizione che devi assumere è mani sulle gambe, cercare di stare bassa il più possibile con le spalle e bassa con la testa. Fare la gobba in questo punto. Brava, abbassa le spalle, abbassa la testa. Ok, ti tocco solo adesso, ferma, ferma. Allora, reperto lo spazio, che è lo spazio compreso tra due vertebre, che sono la terza e la quarta vertebra lombare. Michela, devi riuscire a fare la gobba in questo punto. Oh, bravissima, perfetto. Allora, la tecnica che vado ad eseguire è l'anestesia subaracnoidea o spinale, quindi che consiste nella somministrazione di anestetico locale nello spazio appunto subaracnoideo. La paziente, dopo poco tempo, insomma pochissimo tempo rispetto alla somministrazione del farmaco, dovrebbe avvertire appunto un senso di calore, formicolio delle gambe e quindi poi un senso di anestesia completa, insomma, dall'ombelico in giù, per giù, comunque che permetterà di fare il cesareo. Allora, Michela, disinfetto la schiena, eh? Sentirei un po' di fresco, ferma, ferma. Ancora un po' di fresco. Tutto bene, Michela? Ok, brava. Pasqualino, mi metti avanti queste laterali, guarda, del camice. Ok. Allora, sempre giù con le spalle. Allora, prima di praticare la puntura spinale, faccio un po', eseguo un ponfo cutaneo, appunto che poi al passaggio del lago, o meglio dell'introduttore del lago da spinale, e mi permetterà appunto di non far sentire dolore alla donna. Ferma, ferma, punturina. Oppala, Ferma, ferma. torna giù, torna giù. Eccola. Un po' di bruciore, vero? Ok. Ora però ti stai irrigidendo, Michela, eh? Devi trovare giù con le spalle, Pasqualino. Ok. Aspettiamo che fa effetto l'anestesia locale. Intanto carico i farmaci. Pasqua, fallo mettere in posizione, bene? Ok, giù con le spalle. Ok. Allora Michela, ora non senti nulla, ferma, ferma. Allora inserisco l'introduttore e tramite questo inserisco l'ago da spinale. Adesso Michela, potresti avvertire una scossa alle gambe, se la senti, ferma, ferma. L'hai sentita? Allora, guarda, abbiamo quasi fatto, ferma, ferma. Allora, inietto l'anestetico. Allora, tra poco sentirai un senso di caldo alle gambe. Anzi, appena lo senti me lo dici, d'accordo? Già lo senti, perfetto. Ferma, ferma. Abbiamo quasi fatto, ferma, ferma. Ok Michela, finito. Ferma, ferma, mi raccomando. E mi prendi un cerottino e prendi te? La tecnica è finita, la paziente già avverte, come diciamo appunto, questo senso di calore alle gambe e a breve avrà una completa insensibilità nella parte chirurgica, compreso anche un blocco motorio, appunto, che permetterà l'esecuzione del taglio cesareo.